Ecco, vorrei dare alcuni avvisi. Innanzitutto, questa sera alle ore 18 nel Palazzo Ducale della città di Atina, c'è un'assemblea pastorale con tutte le parrocchie della Valle Comino, è la prima dopo l'unificazione della diocesi di Sora con Montecassino. Quindi tutte le parrocchie sono invitate a prendervi parte. Adesso non è che io ci avvicinisco, sta senza prete, facciamo finta di niente, non andiamo perché stiamo a riposo. No, anche questa sera vicinisco è chiamata a essere presente, perché la Chiesa va avanti, continua, camminiamo sempre nel tempo. Va bene, quindi alle ore 18, ecco, siamo chiamati a prendere parte a questa assemblea pastorale con il nostro Vescovo Gerardo. Io so che qualcuno ce l'ha di traverso, ma sono i Vescovi. I nostri qua ufficiali dell'esercito ci possono dire che loro sono abituati a questi cambi e a questi spostamenti, e avviene anche nella Chiesa, va bene? Poi da domani Don Dionigi prenderà il timone per la messa feriale tutti i giorni. Mi auguro ci sta qualcuno che sta in partenza, se c'è qualche funerale purtroppo ci sarà. Io tornerò, non è che posso dire che sto a New York. Va bene, quindi verrò a fare il funerale. Però ecco, l'invito è domenica prossima, mercoledì inizia la Quaresima, alle 5 ci sarà la messa con l'imposizione delle cene, venerdì le Via Crucis, ma domenica prossima alle 9:15 tutti in piazza San Rocco. Aspettate, perché io non ci sarò, il nuovo parroco con il vescovo, quindi ecco, farete festa insieme al vescovo per questo dono del sacerdote che è Don Etmer Eronga. Vi do adesso la benedizione, poi ci mettiamo seduti perché mi sembra opportuno lasciare la parola alle istituzioni, al signor sindaco, ecco, per un saluto. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore possiamo metterci seduti. Rendiamo grazie a Dio. Non è facile accettare questa triste realtà oggi qui. Don Antonio, che celebra la sua ultima messa qui a Picinisco. Caro Don Antonio, oggi è un giorno particolare e nello stesso tempo molto triste per la nostra comunità parrocchiale, perché dobbiamo con rammarico salutarci, tu che ci hai guidati per ben 8 anni, nel corso dei quali abbiamo avuto modo di apprezzare non solo le tue qualità spirituali cristiane, ma anche e soprattutto umane. Ci sei stato sempre vicino, sia nei giorni lieti che in quelli ahimè bui, ed io ne sono un testimonio, insieme a tutta la mia famiglia, della vicinanza e del conforto umano che ci hai dato nel momento più difficile della mia vita. Hai animato la comunità dando un nuovo e più vigoroso impulso alle istituzioni, quali il Consiglio Pastorale, la Caritas, il Gruppo Giovani, il Coro, consentendo così un loro maggiore aggregazione, un rinnovato vigore, infondendo loro una nuova energia, quale solo un uomo di grande fede e di carità può fare. Ti sei subito posto al servizio dell'intera comunità, adempiendo nel modo più vero e autentico, con la concretezza che ti caratterizza, al tuo ministero, ma ciò che più conta, ti sei speso per le persone più deboli, come gli ammalati, gli anziani e le famiglie più disagiate, che in silenzio hai aiutato nei momenti di bisogno. Hai così posto al centro della tua missione l'uomo in tutte le sue debolezze. Insieme a te siamo cresciuti e ci ha insegnato ad abbandonare l'idea dell'individualismo umano, proiettandoci in una visione solidaristica e a rimboccarci le maniche per essere parte di una comunità viva che condivide gioia, dolori, fatiche e speranze. E così ci hai fatto conoscere il Dio misericordioso, quello sempre pronto ad accoglierci,
quello che non ci rimprovera, ma che ci ascolta e ci abbraccia teneramente. Ricordiamo le tue omelie, non come un momento di noia, come spesso accade, ma come un momento di vero insegnamento cristiano in cui non hai mai mancato di bacchettarci, quando le circostanze lo richiedevano, mettendoci di fronte alla realtà cristiana e non a quella di facciata, sempre però con l'ironia che ti caratterizza, a volte pungente e sarcastica, ma tale da scuotere le nostre coscienze e costringerle a riflettere. Ma sei stato anche un uomo fortemente pratico, che sin dal primo momento si è rimboccato le maniche, dando un nuovo volto alle nostre numerose chiese, da San Giuseppe a Santa Giusta, realizzando progetti che rimarranno segni indelebili del tuo passaggio e della tua opera. Hai superato le frontiere del nostro piccolo paese recandoti spesso all'estero, in visite pastorali, in particolare in Scozia, dove vivo un nutrito gruppo di concittadini che si sono dovuti purtroppo allontanare per motivi di lavoro, ma che conservano integro il loro sentimento di appartenenza a questa comunità, memori delle loro radici. Recente testimonianza di tale unione sono stati gli eventi luttuosi che hanno colpito proprio in questi giorni la nostra comunità scozzese. Carissimo Don Antonio, queste brevi parole non racchiudono certo tutto quello che avremmo voluto e avrei voluto dirti, anche perché non ne sarai in grado. Ma una cosa è certa, che ci hai voluto bene e ti abbiamo voluto bene, anche se in qualche occasione non l'abbiamo saputo dimostrare. Pensavo che questo giorno non arrivasse mai e che potessimo continuare la nostra modesta e fervida attività insieme per tanti e tanti anni ancora. Ma ci consola il fatto che anche questa è opera di Dio ed è giusto che altre persone possano avere il privilegio e la fortuna di averti come guida. Per noi lo sei stato e ne faremo sicuramente tesoro. Non dimenticheremo mai i tuoi insegnamenti. A nome mio, dell'amministrazione, che mi onoro di rappresentare di tutta la cittadinanza, ti dico grazie, grazie, grazie di vero cuore. L'amministrazione comunale e la comunità tutta vuole fare omaggio di una targa in ricordo di questi 8 anni passati insieme a Don Antonio, con affetto, amicizia, stima e gratitudine a Don Antonio Morne per aver guidato da padre, da fraterno, la nostra comunità. Grazie Marco per queste parole, per questa testimonianza a cui tutti noi sicuramente ci associamo. E per rompere un po' questa emozione, perché siamo un po' tutti emozionati, mi volevo un attimo riagganciare a quello che diceva Don Antonio prima sul Papa, sulla così stupefacenza di questo Papa. Parlava dei gesti semplici e simbolici del Papa. Io sono testimone. Purtroppo per me e per noi carabinieri, devo dire, voi sapete che il Papa fra un mesetto circa verrà a Napoli, farà la visita a Napoli, a Pompei e poi a Napoli. E quindi le forze dell'ordine sono un po' tutte, no, così, in fermento. Allora, quando fui convocato, perché il Cardinale di Napoli mi chiese un consiglio, dice Don Franco, come facciamo? E io dissi, vabbè, facciamolo atterrare nella caserma di carabinieri. Noi abbiamo un grande battaglione a Miano, grandissimo, dove ci sono circa 1000 carabinieri del reparto del pronto intervento. E abbiamo pensato quale posto più sicuro. E quindi io mi sono un po' dato da fare, perché era un'occasione per me importantissima, no? Per fare atterrare il Papa in mezzo ai carabinieri. Poi, 20 giorni fa, fui chiamato da Roma. E quello che cura la Monsignor Sapienza, cura un po' la
tutto questo lavoro di programmazione delle visite del Papa, della Prefettura Pontificia, mi disse: Don Franco, vieni a Roma, dobbiamo parlare. Io andai pensando di parlare di questa visita. E poi mi disse: però vieni presto la mattina, perché così celebri la messa con il Papa. Vabbè, grazie di questo dono, e andai a Roma, convinto di parlare di questa visita. A un certo punto, dopo la messa, andai a salutare il Papa, e il Papa mi disse: Don Franco, io ti ho fatto venire per un motivo. Mi dica, Santità, mi devi scusare di fronte ai tuoi carabinieri, perché mi devi proprio scusare, ma io voglio atterrare a Scampia, no? Dentro Scampia. Vabbè, Santità, ci mancherebbe. Quindi ti ho fatto venire qua perché tu, a nome mio, devi dire ai carabinieri che incontri in questo periodo: guarda che il Papa non viene, non perché non può vedere le divise, non è antimilitarista, ma perché preferisce atterrare in mezzo alla gente, per dare un segnale. E quindi lui atterrerà nel campo sportivo delle Vele, che è proprio al centro di Scampia. Io ovviamente dentro di me c'era un po' di delusione, però accettai questa cosa che il Papa mi disse. E quindi oggi, sentendo parlare di Papa Francesco, non ho fatto a meno di poter dire questa cosa, che ci rassicura tutti e ci garantisce. Però io volevo dire una parola a Don Antonio. Sono venuto apposta per potergli dire grazie di persona, perché insomma è sempre un po' difficile, no? Che i preti parlano bene di un altro prete. C'è sempre un po', no, questa cosa. E io devo dire la verità, quando seppi che Don Antonio sarebbe diventato il mio parroco, in effetti, insomma, fui preso un po' da emozioni, perché io ricordo che io entrai, cioè finì la teologia da Nagni e Don Antonio entrò. Quindi abbiamo qualche anno di differenza, per cui sentire che un sacerdote più giovane diventa il parroco del tuo paese, no, dà sempre un po' di... Però vi posso dire, e per questo sono venuto questa mattina, per dire grazie a Don Antonio, che in lui ho sempre trovato davvero un fratello vero, autentico. Ho sempre letto nei suoi occhi, nella gioia, nel suo sorriso, la gioia di accogliermi. E tutte quelle, così, quelle poche volte che io sono riuscito a dargli una mano, mi sentivo ancora più soddisfatto, non soltanto perché riuscivo così a svolgere il mio ministero, ma perché riuscivo a dargli un aiuto, perché lo meritava e lo merita. Quindi ecco la mia parola di gratitudine oggi a Don Antonio, non per quello che ha fatto, che è sotto gli occhi di tutti, ha ravvivato questa comunità, gli ha dato un'impostazione, il senso della preghiera, il senso della fratellanza, dell'amicizia, come diceva Marco prima, ma io gli voglio dire grazie perché è una persona davvero autentica ed è un sacerdote vero ed è davvero un prete di tutti e per tutti. L'ha dimostrato in questi 8 anni che avvicinisco e sono sicuro che lo dimostrerà ancora. Allora l'augurio è quello che, così, che non ce lo portino troppo lontano, insomma, ecco, che rimanga così vicino a noi per godere della sua amicizia, per godere della sua gioia, del suo sorriso, della sua fraternità, della sua fratellanza. E io mi permetto anche così, siccome quando si vuole bene a una persona, il regalo più bello è quello di pregare per questa persona e chiedere a questa persona a cui vi vuoi bene di pregare per te. Allora oggi io gli voglio lasciare un gesto che è simbolico, perché lui preghi per me, per il mio sacerdozio, preghi per la mia comunità, la mia parrocchia. La mia parrocchia sono 9.000 carabinieri diffusi sulla Campania, per cui prego il comandante della stazione di dare come segno di questo legame spirituale a Don Antonio questo oggetto che rappresenta un po' il copricapo storico dei carabinieri, si chiama Lucerna. Forse potevo portare quello vero, che andava bene a Don Antonio, e coprirgli il capo. Con l'impegno Don Antonio che lo metterai sulla tua scrivania e ogni mattina lo vedrai e farai una preghiera per me e per i carabinieri in genere di tutta l'Italia. Di cristallo, si chiama Lucerna. Adesso tocca a me, abbiate pazienza.
questa è l'ultima messa, avviciniscono, non è che sto morendo, quindi continuo a dire la messa, però non sono mai andato oltre le 11 e oggi mi dovete pazientare un po', va bene? E sono passati questi tre benedetti mesi, girandomi indietro non posso non ricordare la perplessità di quando, chiamato dal vescovo Brandolini, pozzo sta buono a postà, ecco, rimasi nel pensare ai chilometri. E un giorno, arrivando a Picenisco, perché cominciai a fare le prove, trovai la maestra Maria Grazia davanti al bar che mi guardò. Era una sera alle 9:30, andatecela a domandare. Rimase perplessa, disse: che è venuto a fare il prete dei sette frati a Picenisco? Si mangiò la foglia. Dice: questo per venire qua, che cosa ci sta? Ecco, cominciavo a fare le prove, pensando ai chilometri, alla lunga strada. Mi interpellai con Don Dionigi: come faccio? Ma alla fine mi consolai e disse: beh, passeranno pure questi tre mesi. Ed invece sono passati 8 anni. È proprio vero che i tempi di Dio non sono i nostri, e che le sue vie non sono le nostre, e che i nostri chilometri non sono i suoi chilometri. Le corse, gli affanni, le paure, le gioie, i pianti, le corse sotto la neve, senza catene, senza freni, i freni che fischiavano, le luci che non si accendevano, meno male che il maresciallo ha chiuso gli occhi. Ecco, tutte queste cose sono tutte nelle mani provvidenziali del Signore, che oggi mi riporta ancora a Canneto per continuare chissà per quanto tempo il compito di custode della Vergine Bruna. Ma vi pare, un occhio sarà sempre su di voi dall'alto di questi monti. Grazie a tutti, dalle istituzioni civili e militari presenti, signor Sindaco, il Maresciallo, l'Arma dei Carabinieri, i Vigili Urbani, l'Amministrazione Comunale, il Corpo Forestale dello Stato, alle istituzioni scolastiche, le care maestre di ieri e di oggi, ai cacciatori, allo sport, all'istituzione della Proloco, alle varie associazioni e cooperative presenti sul territorio. A tutti un grande grazie. Un caloroso e grande grazie va ai catechisti, al coro, ai ministranti, al Consiglio degli Affari Economici, a quanti si sono affiancati in questi anni per la crescita di questa bellissima comunità che rimarrà parte di me per due motivi. Uno è questo che vi sto dicendo, ma se dovessi dimenticarlo un domani ce n'è un altro. La prima processione da sacerdote l'ho fatta qui. Era il 18 giugno 1995, festa del Corpus Domini, 8 giorni dopo la mia ordinazione sacerdotale, quando Don Bernardo Terelle mi invitò per presiedere la Santa Messa e per fare questa benedetta processione, lunghissima. E quindi quando sono tornato qui da parroco non è che mi è pesato più di tanto. Un grazie va ai più stretti collaboratori, la cara Maria Laura. Facciamoci un applauso. Maria Laura, Cecilia, Guido, Gino Pascuccia, il campanaro. Un altro applauso a Gino. Alle famiglie, a quanti hanno pregato davanti al Santissimo Sacramento ogni volta nelle ore di adorazione. Un abbraccio ai cari malati, al comitato festeggiamenti, un grazie va ai tanti sacerdoti che mi hanno aiutato in questo lasso di tempo, tanti per essere nominati tutti, ne avete visti di tutti i colori e di tutte le nazionalità. Però oggi, permettete, voglio da voi un triplice regalo. Il primo, questa comunità è stata generosa nel donare alla Chiesa tanti sacerdoti. 3 di essi sono ancora viventi: padre Vittorio Pacitti, che è in Albania, don Franco Facchini, che è a Napoli, ma ce n'è uno a me particolarmente caro, don Dionigi Antonelli. Continuate a volergli bene, perché io gli voglio bene come un padre. Continuate
aiutarli a volergli bene, perché io gli voglio bene come un padre. È stato e continuerà ad essere per me un vero punto di riferimento ed un saggio consigliere. Non me lo fate invecchiare, non me lo fate invecchiare. Ecco il segreto. Quando Papa Benedetto ha dato le dimissioni è uscito Papa Francesco, a me mi piace pensare questo Papa che il giorno quando non ha niente da fare se va a pigliare il caffè alla casa da Papa Benedetto, gli dice: ma tu come pensi? Ma possibile mai che dobbiamo vedere sti papi che litigano? E io tante volte l'ho fatto con Don Dionigi questo, quando mi trovavo in difficoltà sono andato la sera a bussare alla sua porta, le telefonate, tenetemelo vivo questo sacerdote. Mi auguro che anche Don Etmer possa valorizzare la sua sapienza, la sua saggezza e anche il suo sacerdozio. Questo è il primo regalo, eh? Secondo regalo, domenica prossima accoglierete dalle mani del Vescovo il nuovo parroco nella persona di Don Etmer Ronca. Vi devo dire che io sono San Rocco e lui è Cagnolino, che quando sono arrivato a Sette Frati, lui era il parroco di Sette Frati e andava via, io sono entrato. Poi sono andato a Gallinari, io sono andato via e lui è venuto appresso a me, ha preso il mio posto. Venga a Picinisco, io me ne vado e lui viene appresso a me. Ho detto io, chissà, forse facciamo San Rocco e il Cagnolino. Ecco, vi chiedo di essere tutti presenti, questo è il secondo regalo, alle 9:15 in piazza San Rocco. Beh, se piove lo aspetterete qui, ma se non piove, perché non pioverà, lo accoglierete in piazza con animo festante. La provvidenza di Dio mai si sbaglia. Ed anche ora sono convinto continuerà attraverso lui ad operare meraviglie in mezzo a voi. Amatelo come un fratello, rispettatelo come un padre, aiutatelo come un figlio a voi caro. Io sarò vicino a voi proprio domenica con la preghiera in quel momento e farò sentire la mia vicinanza con la mia allegria. Poi ve ne accorgerete. Un caro saluto va a tutti i vicini scani residenti all'estero, in modo particolare in Scozia, e mi dispiace che in questi giorni vi ho dovuto salutare con tutti sti funerali, uno più caro dell'altro. Grazie per il vostro amore, per la Chiesa, per il vostro paese, e attraverso di voi vorrei ringraziare il Consolato di Edimburgo, con il quale ho avuto molte volte a che fare, specie per le pratiche benedette del matrimonio, che è stata la mia disperazione, però ho imparato molto, So di avere anche a Edimburgo e a Glasgow una porta aperta dove per ben 3 volte sono stato a trovarvi. Ma permettete un grazie dal profondo del cuore, va a tutti i ragazzi, ai bambini e ai giovani di Vicinisco. Siete stati la mia forza e la mia vita, sarete sempre la mia gioia se continuerete ad orientare i vostri passi verso Gesù, verso il suo Vangelo, con la spontaneità e l'intelligenza che vi caratterizza. Vi vorrò sempre bene, non abbiate paura di Lui, anche quando dovesse rivolgervi l'invito, vieni e seguimi. Io sono convinto che da Vicinisco nasceranno vocazioni al sacerdozio. Non può essere diversamente. Chiunque passa, qualsiasi sacerdote che entra in questa chiesa e celebra una messa, dice: ma che bella comunità. Non è possibile. Qui nasceranno altri sacerdoti. Quindi appresso a Don Franco ci saranno altri sacerdoti. Per concludere, ieri sera mi è successo un fatto. Mentre scrivevo queste parole, erano le 11:15, mi sono sentito suonare al campanello di casa. Ma chi sarà a quest'ora? Era il mio sacrestano di Castroceno, un ragazzo di 28 anni. Pensate, sono 20 anni che sono prete, ho fatto il parroco immediatamente a Castroceno e questo ragazzo aveva 8 anni. Un bambino che me lo so cresciuto, mi stava sempre dietro come un cagnolino, mi preparava la messa, mi apriva la porta, mi metteva il tappeto per i funerali. Si chiama Manuel, questo ragazzo, ricciolino, sembrava un angioletto. Ieri sera mi ha suonato a casa perché è andato al bowling a Ponte Melfa, ha detto: fammi andare a salutare Don Antonio. Entrando in casa ha trovato tutti i registri di Canneto. Se entrate in casa in questi giorni è un manicomio, perché stiamo riordinando alcune cose del santuario e quindi sto mettendo ordine ad alcuni documenti importanti. E questo ragazzo ha visto casa sottosopra, ha detto: ma stai a fare le valigie? Ho detto io sì,
dice, ritorni a Castrocelo. Io gli ho detto, no, mi tolgono vicinisco, ma rimango a Carnero. Dice, ma fatti riportare a Castrocelo. Ma dico, ma che devo tornare a fare a Castrocelo? Io a Castrocelo ci sono stato 7 anni, adesso la mia vita continua, chissà dove, non lo so, nelle mani del Signore, però a Castrocelo, ecco, mi è tornato in mente questo episodio. Nel 1997 venne il vescovo Brandolini a fare la visita pastorale, come venne pure qua, a Vicinisco. E giustamente la parrocchia di Castrocelo è una parrocchia che attualmente sta cambiando il parroco perché il mio successore è morto. Io ancora non sono morto, meno male, almeno lo potete continuare a vedere. Ecco, quindi il 22 di febbraio Castrocelo cambia il parroco. Io immaginate una parrocchia estesissima, 16 km quadrati di abitazione, dove c'erano circa 150 ammalati. E il vescovo per una settimana ogni mattina partiva con me alla porta della visita di questi ammalati. E arrivammo l'ultimo giorno, era di venerdì, a mezzogiorno, a trovare una vecchietta di 94 anni che si chiamava Luigiozza, la chiamavano, che era una donna che non poteva camminare perché stava sempre a letto, ma aveva un'intelligenza, un udito e una vista fuori dal normale. Si fece trovare seduta sul letto questa donna, questa nonnina, e vide per la prima volta il vescovo Brandolini, il quale tutto trafelato perché non era abituato, perché questi vescovi chilometri ce li fanno fare noi, ma loro non li fanno. Allora a un certo punto il vescovo Brandolini arrivò tutto trafelato davanti a questa nonnina e cominciò a chiedere una sedia, e la nonnina fece, che sei venuta a fare qui a Castrocelo? Il vescovo disse, sono venuta in visita pastorale. Questa parrocchia è molto grossa, ci sono tanti ammalati, tanti ragazzi, mi sono proprio stancato, non ce la faccio più. E a un certo punto questa nonnina che comincia a chiudere gli occhi, a guardare in faccia a questo vescovo, e il vescovo a un certo punto mentre parlava si accorse che questa nonnina lo stava a prendere un po' in giro. E il vescovo mi disse, mi devi dire qualche cosa? Sapete che gli rispose sta vecchietta, sto vescovo? Eccellenza, lo sai che le dico? Si è fatta parte dell'obbligo tuo. Ecco, io a Vicinisco ho fatto parte dell'obbligo mio, tutto per la gloria di Dio, come ci ha detto San Paolo. Questa è la vita nostra. Ecco, ci rivedremo il 21 giugno, ma ci rivedremo perché se muore sto povero Antonio Capanti, papà di Gerardo a San Giuseppe, gli vado a fare il mio sacrestano, devo fare il funerale, speriamo di no, ma ufficialmente ritornerò qui il 21 giugno, quando arriverà qui la Madonna di Canneto.